partita, la finale, titolo nazionale in palio, junior femmine, 10.000 metri a punti. Punti, 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 punti. 140, 108. Quindi punti per Ilaria Ronzani e Sofia Crippa. Sono partite belle sparate. Junior maschi all'appello, Junior S maschi all'appello, grazie. Allora, io ti posso dire, siamo ai punti. Quarantuno, trentadue. Primi due punti per Anastasia Federici, Federici e Ronzani, due punti, uno per Montico e Crippa. Quarantadue, quarantuno. Primi due punti anche per Alice Marletti, sale a tre Anastasia Federici. Il gruppo sembra essersi spezzato, ci sono tre atlete che si sono leggermente avvantaggiate. È una gara molto tirata. 32-139. Due punti per Siria Montico, che già in occasione dei trofei in questa stagione si è dimostrata molto in condizione, in gran condizione, l'atleta della Speedy Whiz Latina. Ora il gruppo è completamente allungato, l'andatura è molto sostenuta e siamo già sulla curva che porta sulla rettilineo finale, dove sono in palio altri punti. Punti, 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 point, point, point. 142-41. Sali a 4 punti Alice Marletti e anche Anastasia Federici. 4 punti per Federici e Marletti. Anastasia Federici al primo anno di categoria, in gran forma in questo 2022. Ma siamo già pronti ai punti e sono ancora loro due. Ho 142-41 e sono ufficialmente andate in fuga le due ragazze. Io ho messo del San Mauro Torinese e del Rolling Patinatori Bosica Martin Sicuro. Vediamo come reagirà il gruppo. Questo è il passaggio di meno 18, ancora Marletti e Federici. 142-41, sempre lo stesso ordine. E il gruppo non sembra convinto, c'è Ilaria Ronzani davanti, ma non sembrano andare di comune accordo, e questo va a gran vantaggio delle due fuggitive. Vediamo il vantaggio delle due ragazze in termini cronometrici. Ora è davanti Anastasia Federici. 41-142.
E hanno 9 secondi di vantaggio, hanno già accumulato 9 secondi di vantaggio, magari quando passano sotto la tribuna, e magari incoraggiamo le due fuggitive che l'hanno presa lunga, infatti i prossimi saranno i punti di meno 16. Lo facciamo l'applauso, facciamo sentire la voce di Cassano per Anastasia e Alice. Altri punti per loro. 41-142. E a questo punto sarà difficile. E adesso si è messa. Si è messa al lavoro Giulia Foresti, vediamo se si prenderà l'onere di guidare l'inseguimento con ovvio dispendio di energia, vediamo come reagiranno le altre, ma sono ancora loro a passare al sotto il traguardo di punti di meno 15, Anastasia Federici e Alice Marletti. ...142-41, poi andremo a fare il conto dei punti, ma adesso teniamo d'occhio, si è ridotto, sono 7.5 i secondi di vantaggio, ma hanno ancora un buon margine. E adesso il gruppo sembra aver rallentato dopo una tornata più veloce. Grande condizione per entrambe, le avevamo viste anche nelle gare precedenti. 41-142, altri due punti per Anastasia Federici e una per Alice Marletti. Ora controlleremo al prossimo giro il vantaggio. Torna a lavorare Giulia Foresti a tentare un inseguimento francamente molto difficile, ci vorrebbe proprio un accordo da parte del gruppo. Sembra che l'abbiano trovato, il gruppo è allungato, è allungatissimo. Ora controlleremo il vantaggio di Alice Marletti e Anastasia Federici. 142-41, occhio al vantaggio che si è ridotto a 5 secondi. 5 secondi di vantaggio. Erano arrivati quasi a 11, due tornate fa, sono 5 i secondi di vantaggio di Anastasia Federici e Alice Marletti che vanno in questo momento ad entrare sul rettilineo finale che assegna i punti di meno 12. Misureremo il vantaggio che si è però sensibilmente ridotto, ma hanno preso tantissimi punti queste due ragazze. 142-41, sono ancora loro e il vantaggio è di 3 secondi e 7 con Giulia Foresti ancora a guidare il gruppo. Vedremo se questo lungo inseguimento quante energie le avrà fatto sprecare, ma il margine di punti è veramente notevole. Alice Marletti, San Mauro Torinese ed Anastasia Federici, ora le impattinatori Bosica Martin sicuro, ricordiamo che Anastasia è al primo anno di categoria, ora vengono riassorbite e sono i punti. ...108-32... rettifica 32-108, due punti per Siria Montico e uno per Sofia Crippa, il primo punto per Sofia Crippa, a questo punto dovrebbe essere Siria Montico in terza posizione. Adesso il passaggio, sono i punti di meno 10 e c'è un altro tentativo. 108-32 ha provato Sofia Crippa, ha provato Sofia Crippa e Siria Montico, ma sono distanti, non riescono ad andare insieme e adesso vediamo come si svilupperanno gli ultimi 9 giri al passaggio punti di meno 9.
ed è sempre Sofia Crippa. E qui una bella lotta per il podio, Marletti, Federici, Montico e Crippa, queste sono le atlete che hanno maggior numero di punti. Ma siamo già quasi, anzi siamo sul rettilineo finale per Sofia Crippa, che ha preso un bel vantaggio. .108-142 va a prendere un altro punto Alice Marletti, un punto molto prezioso, e adesso e poi ovviamente è passato il gruppo che adesso è molto assottigliato, e prova Alice Marletti ad andare a prendere Sofia, sono praticamente equidistanti in questo momento, quando al passaggio saranno in palio i punti di meno 7. Bella questa gara, e addirittura Alice Marletti va a superare Sofia Crippa e a prendersi i punti. 142-140 i punti anche per Ilaria Onzani, non sono i primi punti, ne aveva già due, e a questo punto Alice Marletti è in testa alla classifica provvisoria, vediamo come si svilupperanno gli ultimi tiri. Sono i punti di meno 6 al passaggio ed è una gara molto bella, si sono avvantaggiate altre due atlete, vediamo come si... .32-41 è andata a prendersi un altro punto Anastasia Federici, è stata in gruppo per 3 o 4 tornate, dopodiché è andata di nuovo fuori, mentre Siria Montico sta cercando di assicurarsi il podio. Al momento dovrebbe avere 9 punti secondo il mio personalissimo cartellino, che non è ufficioso come dice il mio collega, ma ufficiosissimo, e non voglio certamente emulare Rino Tommasi, grande giornalista sportivo. Punti. .121-38 due punti per Carolina Confallonieri e Sara Biffi. Al passaggio punti di meno 4. Punti di meno 4. E adesso il gruppo è più o meno... La prima parte del gruppo, il gruppo è spezzato in praticamente in tre tronconi, punti di meno 4. .142-32 un altro punto per Siria Montico, ma è andata ancora avanti Alice Marletti, che ha dominato la gara quando mancano 3 giri, al passaggio mancheranno 3 giri, siamo agli ultimi 3 giri. Alice Marletti davanti quando i punti di meno 3, dopodiché meno 2 e poi traguardo finale, vediamo punti di meno 3. .139-142 due punti, altri due punti per Margherita Meucci, ma ormai non stanno più sul cartellino i punti di Alice Marletti, è finita la riga, è finita la casella di Excel per i punti, ma siamo a meno 2, ultimi 2 giri. .141-142 ci riprova Anastasia Federici, l'abbiamo detto, in gran condizione
tanti chilometri di fuga per lei insieme con Alice Mauletti. Al passaggio suonerà la campana, ultimo traguardo da due punti, dopodiché 3-2-1. Una parte del percorso che si è costruita, abbiamo la visuale costruita, e siamo ai punti di meno uno. Trentotto, i punti, e ora 3-2-1 e traguardo finale, e vogliamo sentire la voce del popolo del pattinaggio di Cassano, vogliamo sentire il più grande applauso della giornata per le junior femmine. Vediamo chi andrà a prendersi il traguardo finale. Iria Montico, 32-121, 106, primo punto anche per Gaia Meringi, ma sul mio personalissimo cartellino, sul nostro